Oggi non parlo, oggi faccio un video muto completamente, cuore matto, è arrivato, ho anche il cervello matto, non fateci caso. Comunque, prima cosa devo dire grazie a tre persone che mi sono molto nel cuore. Ivan Vargiu, Donato Ciniello e Francesco Castiglione. Infatti me l'hanno anche scritto qua, dedicato. No, non si mette a fuoco. Vabbè, dedicato al sottoscritto Fabio Cancellieri. Questo è il sapone, questo è il suo fluido, c'è una percentuale di alcol, molto buono, ha fatto sentire la fragranza a casa, sono entrati tutti matti. E mi ha commosso molto, so che sono andati via a Ruba, ma presto ce ne saranno su Vanity Stock, le troverete. Oggi mi sono messo la mia maglietta dedicata, bellissima, e ci vuole, ci vuole. Ho già messo un po' di sapone nella mia ciotolina. È un sapone questo che non c'è di acqua, è tipo British, sono quelli di British Leather, sì. Pennello, ragazzi, estro di maiale, quello che ci vuole. Sciabatta Don Donato, eccolo qua. Con la meta inserita della Dorco. Un ringraziamento speciale a tutti quelli che l'hanno acquistato, quelli che mi hanno contattato. Grazie, grazie veramente di cuore, molto gentili a tutti. Un saluto caro al mio fraterno Claudio Moscato e Lorenzo, che tra poco saranno qua a breve. Saluto poi a Gaetano, Angioini, Gianmarco, Altro Gianmarco, Lorenzo, Carmine, Raffaello, Danilo, Danilo Shaving, Matteo Shaving, poi c'è Teto, ciao Teto, ci ha fatto un video, devo dire grazie anche a lui, a Teto, mi ha fatto un video di ringraziamento, ha acquistato il sapone, insomma, grazie, grazie. Teto, facciamo i migliori auguri che a breve diventerà papà. Grande bacio e abbraccio, Teo. Teto, Matteo, Teto. Poi c'è Teo, quello del nostro canale di Telegram, Riccardo Esposito, tutti gli amici. Alessandro Bertoldo, ciao Alessandro, carissimo. E tutti gli amici che hanno già acquistato. Giovanni Danza, ciao Giovanni Danza, carissimo. Anche lui a breve acquisterà qualcosa appunto di estro. Ora quando appunto cominceranno a uscirne un po', perché alcuni erano già terminati, poi c'è Paolo Formisano, Alessio Herrera, che sabato faremo un gemellaggio, e poi chi? Dimentico, la mia cara mascotte. Ciao carissimo! Un bacione, la mia mascotte Tommaso, mi raccomando, il video ancora non mi è arrivato, spero che arriverà presto. Dai, intanto cominciamo a... dunque, mi ero bagnato già prima, però mi ero fatto, sì, quando è stata la settimana scorsa, la doccia, però una rinfrescata me la do ugualmente. Sapete com'è? Troppo acqua, poi faccio la muffa e non va mica bene. Dunque, questo sapone, figliuoli, ha una fragranza veramente spettacolare. È una crema morbidissima, una crema morbida, morbida. È un qualcosa di tipo cane pasto che corre, no? Sapete, ecco, quella fragranza lì, no? Che corre e buono, buono, buono. Mi fa morire, non mi pronuncio perché io non ho naso, per cui sbaglierei sicuramente, lascio parlare altri, io proprio mi limito. Questo qui è stata una creazione dedicata a tutti gli amici che hanno il cuore matto come il mio, come quello di Donato e tutti gli altri. Ivan Vargiu, carissimo, è stato lui l'artefice, con Francesco Castiglione. Tutti artefici nel fare questo progetto qua, che sembra che sia andato bene. L'ho quasi inglobato tutto. Questo qua è tanto che Donato era, come si dice, là in cardio, no? Che anche lui ha avuto problemi mica da ridere. E tanto che era lì, lo stavano per operare a cuore aperto.
Oh, non gli è finita mica l'anestesia. Si è svegliato, si è ritrovato col cuore in mano momenti. E da lì gli è venuto il pallino, ha detto, ma sì, facciamo un cuore, perché come batteva, no? In mano, e faceva ta 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 così, ha detto, questo è matto. E infatti è venuta la parola, cuore matto. C'è il cuore matto. No, il mio è più serio, il mio non è matto, il mio è più serio, sì, proprio come un farlocco il mio. Ragazzi, ho quasi preso tutto. Grande abbraccio al mio carissimo amico Andrea Tarenzi. Spero che di vedere al più presto il tuo di video e quello di Ivan Vargio, anche lui dovrebbe farlo a giorni, a momenti, non lo so quando si decide. Stavo aspettando il suo di video. Vabbè, comunque, dai. Ok, preso quasi tutto. E come si dice, figliuoli? Dunque, c'è che ho fatto un po' di casino qua sul lavandino. Qualche giorno vi farò vedere che cosa c'ho qui nel lavandino. Dunque, allora, cominciamo a darcelo. E, questo è un sapone asciutto di acqua, ricco di latte, non so se dalla Parmalat, no, di Torino. Cosa c'è? C'è centrale del latte sì, di Torino. Eh sì, infatti, quello di Belluno, giusto, vero? Me ne ero dimenticato. Molto molto cremoso, sta lasciando andare una fragranza che, oh, buono buono buono. Bagniamo un po' le punte, ce l'ho sempre qua nel ciuffo io. Guardate che crema che sta venendo su, è assetato questo sapone. Figlioli, è assetato. E niente, stavo dicendo, lo stavo operando, no? Si è ritrovato con questo cuore qua in mano e fa, oh ragazzi, ma che stiamo a fare? Allora il professore che io stavo per operare si guarda in faccia con gli altri dottori, fa, ma ragazzi, ma l'anestesia? Oh cavolo, possibile. E insomma, lì ha sbagliato l'anestesista, perché siccome vicino al professore c'era una cavallona, no? Che stava operando, e di solito l'infermiere si mette il camice lungo, questo è farsi vedere. Poi una gatta morta, si era messo un grembiulino corto corto, l'anestesista, a posto di fare l'anestesia al povero Donato, l'ha fatta al cuscino, no? Per quello che si è svegliato. Cavolo, per guardare la cavaldona, a momenti ci giocavamo Donato, ci è mancato poco. Insomma, allora poi subito lì l'anestesia, infatti poi il professore ha mandato via la cavaldona e fa, no, tu stai disturbando un po' troppo, qui fai saltare le coronarie a tutti. E l'ha mandata via, e io mi ricordo perché ero lì per lì che passavo, io non avevo il cammino, ero lì che tanto che dovevo fare alcuni esami, cioè io ero partito dal CUP qua da Enna, no? Dovevo fare alcuni controlli qui e insomma dovevo cercare l'ufficio, gira per l'ospedale qua di Enna, gira, esci fuori, no? Vai sopra al secondo piano, vai al terzo, la morale della farmi, sono ritrovato all'ospedale di Torino dove proprio stavano operando al grande Donato. È lì che ho sentito queste urla qua, e lì ho capito, questo qua adesso mo mi crea un sapone. E infatti ha creato cuore matto questo sapone qua, è molto molto cavolo. Infatti lui qua c'ha un tatuaggio, no? C'è un cuore con una freccia e il simbolo di un ospedale, di un manicomio, con scritto cuore matto, e tutti matti, e infatti io sono qua ben matto. Adesso vediamo quando lo utilizza Andrea Tarenzi, che anche lui ha il cuore matto, cosa ne dirà fuori, ma lo capirà anche lui che è un cuore matto quello. Fragranza bellissima, 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 bellissima. È venuta una crema che è qualcosa morbida, morbida, morbida. Ragazzi, crema veramente da non credere. Wow. Dunque, qua c'è un casino in questo lavandino. Bella, mi voglio di mangiarla, così quasi, però poi ho paura che finisca in ospedale, no, non va bene, poi mi devo farmi la lavanda gastrica, insomma poi c'è da tribulare, no, no, meglio che no, non ne mangio, va.
volevo assaggiarlo, ma è talmente cremoso, buono. Ottimo, ottimo. No, lì Donato ha fatto, cioè nel male gli è andato anche bene, perché nel male che si è svegliato col problemi di cuore, gli è venuto questo pallino qua di fare questo sapone qua che veramente merita, merita, sì, tanto. Sciabatta. Con l'ama d'orco andiamo, una leggera pulita, mano destra, lato destro. Bello, 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 bello cremoso, oh, è bel compatto, eh? Mano sinistra, lato sinistro. Voilà. Manca un po' di aria, apriamo un po' la finestra, mano destra, lato destro. Andiamo giù di destro, ma si vede, no? Beh, cavolo. Molto, molto scorrevole, bellissimo. Ragazzi, fantastico, non per vantare, ma sapone un capolavoro. Cioè, questo non è che questo sapone l'ho fatto io, no? È stato dedicato a me, ma io non c'entro nulla. Sono stati tutti lavori sott'acqua, come i sommergibili di Ivan Vargio, Castiglione e Donato. Mano destra, lato sinistro. Mano sinistra, lato sinistro. Mi sono inchiappato di sapone. Non va bene, non va bene. Devo dare un'asciugatina. Ok. Dunque, mi sta lasciando sul viso un filo, bello bello, un microfilm, non filo, un microfilm. Sì, non so se era via col vento o roba del genere, ecco. Bello bello, merito una seconda, vediamo se non me la mangia il... Ok. Vediamo. Mamma mia, che bella crema. Vuol dire così non segue, ma è molto idratata. Sembra stucco, e invece no. Andiamo a mettere un po' di acqua, ma... Un po' di acqua.
Insomma, fatto sta che poi, finita l'intervento di Donato, l'hanno portato in reparto con tutti i tubi, sapete, i drenaggi, così, e insomma, e hanno fatto un bel lavoro, Infatti Donato fa, adesso appena vado a casa, creo un sapone, oh, l'ha creato, questo qua, per quello che l'ha chiamato cuore matto, perché proprio aveva in mano e lo vedeva come un matto, e grande, un grande sapone. Bello, 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 sono proprio contento, molto gentili che me l'hanno dedicato. Abbiamo tutti un cuore qua. Poi specialmente nel gruppo che abbiamo, che è una grande famiglia, gentiluomini della rasatura di Telegram, tutti abbiamo un cuore grande, grande. Un amore così grande. Mano destra, lato destro. Alcuni dicono, ma hai già fatto il pelo? Lo so, ma... Con lo scialletto anche a farlo 2 volte, lavora molto bene. Io col tropelo non ne faccio, anche perché avendo il pelo girato a testa di cavolo, non so mai quanto faccio il contropelo o il pelo. Quello è il mio problema. Mano sinistra, lato sinistro. Benone. Bello, bello, bello proprio. Un leggero traverso. Vedete che bello idratato. Benone, facciamo così. Guardate, ah, merita, metto proprio signor Sapone. Bello, bello, bello proprio. Poi le basette. Ho le basette molto alte io. Me lo diceva anche il cane pazzo che avevo le basette alte. Ecco qua, sistemate. Bene, ragazzi, la rasatura conclusa. E però non ho fatto di minuti, Boh, un attimino. Mamma mia, oh, ma guardate che lascia una... Bello, bello, proprio mi piace. Grazie, grazie veramente a Iva, Donato. Porco cane. Veramente meraviglioso. È andato via tutto il sapone, mi sa. Proprio. Non credevo, ho detto magari sanno che è dedicato a me. Non va via, e invece è andato via. Via. Bellissimo. Poi ho avuto molti ringraziamenti, molte congratulazioni da molti amici del canale, poi su Facebook, tanti amici di vari gruppi, proprio gentili, gentili, bellissimo. Molto emozionato anche, mi hanno fatto emozionare tutti, perché l'emozione c'era, una lavata. Mio carissimo amico Claudio d'Incarce, ecco, ciao Claudio, carissimo, ce l'abbiamo fatta, hai visto? Bello, bello, bello.
barbetta asciugata, cioè lavata. Adesso devo provare il fluido magico. Eccolo qua. Oggi l'ho dato nella mano a tutta la famiglia, sono rimasti tutti contenti, una fragranza bella, bella, proprio fresca, pungente, quel profumo pungente tipo mare. Avete presente quella fragranza di città, no? Dentro quando c'è umido, che piove, ecco, non c'entra nulla, con quello non c'entra nulla. Come posso dire, tipo quando vai in montagna, hai presente l'aria di montagna fresca? Ecco, non c'entra niente. Se vai al mare già qualcosa c'è, tipo non so, quando vai a piantare l'orticello nel mare, no? Che ti escono fuori quelle erbette, ecco, una fragranza del genere. Andiamo a mettere un po' di gocce, ce ne vuole poco perché è incredibile. E non so descriverlo, è troppo bello. E ragazzi, provatelo. Chi l'ha preso è fortunato, perché sarà testimone anche lui che non dico storie, veramente non c'entra niente né con la montagna né con la fragranza di città, non c'entra nulla. Ha tutto qualcosa con, avete capito, no? Tipo quando sulla spiaggia passa il cane pazzo che corre, no? Che lui corre, no? Che è un grigio, no? E passa. Ecco, quella fragranza che lascia dietro la scia, no? Ma riempito il bagno. Mamma mia. Bello, bello, bello. Dunque, prima che vado avanti con le mie cavolate, forse è meglio che io stacco, sono già 22 minuti. Bimbi, io vi auguro una buona giornata, saluto il mio carissimo abbraccio Andrea Terenzi e Ivan Vargio e tutti gli amici. Gaetano, Gianmarco, Teto, Giovanni Danza, Matteo, Matteo De Parma, Superma, con quello del cane, no? Questa poi vi lascio andare. C'erano due cani, un cane piacentino e un cane parmense, no? E il cane piacentino erano giorni che non mangiava, sapete, quel tipo bulletto, no? Camminando. Trova il cane parmense che aveva in bocca una fiorentina, una bella bisteccona. Fia, questo qua aveva una fame, questo piacentino qua, e gli fa col cane parmense, no? Di 2 a 7. Allora il cane parmense gli fa Parma, cade la bistecca e il piacentino, il cane, gli appara la bistecca, no? Orco cane, il cane parmense ci rimane un po' male e gli fa, adesso lo frego io, e te di 2 a 6. Allora il cane piacentino gli fa su Piacenza e l'ha fregato. Matteo non te la prende, troppo forte questa. Vabbè, comunque dai, no, ma Parma e Piacenza vanno d'accordo, non c'è problema, dai. Va bene così anche con Reggio, quelle parti lì. Un bacio, un abbraccio e scusate delle mie cavolate, vi voglio bene a tutti, un abbraccio grande grande. Siete sempre nel mio cuore matto, finché posso portarvici dentro a tutti. Ok, un grande abbraccio a Donato Ciniello, che è stato l'artefice, Ivan Vargio, Francesco Castiglione e tutti gli amici che hanno partecipato a questa bellissima sorpresa. Grazie, grazie di cuore. Ciao ragazzi.